Come a tutti ragazzi, sono The Conca94 e oggi siamo tornati su un nuovo spacchettamento su League of Legends. Prima di iniziare questo video vi volevo far vedere che cosa ho trovato nel corso di questa settimana. Una cosa veramente spettacolare. Non credevo mai di trovare una skin del genere, ragazzi. Ma oggi siamo qui. Volevo farvi vedere che cosa è successo in questa settimana. Abbiamo un nuovo evento, quello del Capodanno cinese, dove c'è la modalità All Random Ultra Rapid Fire, che molti di voi, sicuramente tutti voi, la stanno già giocando in questo momento, e anche io. Sono riuscito a finire la mia prima missione, dove ho ottenuto questa busta rossa 2019. Apri per rilevare i gettoni Festa della Luna, quindi con questi guadagni i gettoni. Comprende una probabilità bonus di ottenere un emote casuale, un forziere hack check con chiave, una sfera Festa della Luna 2019, che vi farò vedere che cosa c'è dentro, un aspetto permanente Festa della Luna o tre aspetti permanenti Festa della Luna. Quindi ragazzi, qua potremmo trovare forse anche un aspetto permanente della Festa della Luna o tre, o fino a tre aspetti. Sfera della Luna 2019, se noi per caso trovassimo questo nel corso dei vari eventi, troveremo un aspetto frammento, un frammento aspetto casuale. Può contenere un altro frammento, un'altra borsa Festa 2019, che qua sono curioso di vedere che cos'è. Io non sono mai stato fortunato, io, secondo me, la mia politica è sempre quella che la fortuna te la fai, non te la crei. Quindi sei te che devi essere, di fare le cose, poter fare. Quindi apriamo subito e vedremo che costruiamo la nostra prima busta rossa della festa del Capodanno Lunare 2019. Apri per rilevare i gettoni Festa della Luna, quindi con questi guadagni i gettoni. Una probabilità bonus di ottenere un emote casuale, un forziere hack check con chiave, una sfera Festa della Luna 2019, che vi farò vedere che cosa c'è dentro, un aspetto permanente Festa della Luna o tre aspetti permanenti Festa della Luna. Quindi ragazzi, qua potremmo trovare forse anche un aspetto permanente della Festa della Luna o tre, o fino a tre aspetti. Ma mi hanno preso in giro? 2000 years later. Almeno forse qua saremo un pochettino fortunati. Vedremo un po' che cosa troviamo proprio qua. Vladimir, signore del sangue, aspetto permanente leggendario. Almeno su questo siamo riusciti a trovare qualcosa di bello, almeno questo, 910 vale, però vabbè. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto, siamo riusciti a trovare qualcosa, proprio la ciliegina sulla torta, siamo riusciti a trovarla. Se volete vedere altri video di questo genere, bastate che lasciate un mi piace, lasciate un commento qua sotto per vedere che cosa avete trovato voi nelle buste rosse di quest'anno, della festa del Capodanno Lunare di quest'anno. E seguitemi anche nei miei vari profili social che trovate qua sotto, che è Facebook, Twitter, Google+. E noi ragazzi ci troviamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!